Pierrotta, il Teatro Stabile d'Abruzzo presenta La Figlia di Olio alla penultima giornata di Festa della Rivoluzione, uno spettacolo particolare ad un'unica voce. Beh sì, è il racconto del grande testo, della grande tragedia pastorale che ci ha consegnato Gabriele D'Annunzio, e io ho pensato di metterla in scena raccontandola, facendo tutti i personaggi e addirittura anche i tre cori. Perché questa scelta? Perché il senso del racconto, come nell'epos greco, secondo me è in questa tragedia di D'Annunzio. Si è a mio avviso molto ispirato alla tragedia greca, e tutta la struttura della Figlia di Iorio è una struttura che ricorda la tragedia greca, per cui ho pensato di fare questo. L'altra, diciamo, novità, mi sono permesso di scrivere un'incanata, siccome il coro dei mietitori è un coro potente che insegue questa donna, per dare il senso di questa prepotenza, di questo inseguimento di uomini che inseguono una donna come se fosse una preda, come... Allora ho pensato di scrivere una, cioè di pensare come potesse essere questa incanata, e utilizzo nel cantarla la diatonalità, quindi una voce che man mano cresce, e come musica ho pensato alla zampogna, al suono della zampogna. E parla in soggezione la sconosciuta, gente di Dio.